Siamo in collegamento alle fabbriche Chiaramontane, dove oggi presentiamo il libro di Nicola Lagioia, Riportando tutto a casa. Nicola Lagioia è un giovane e promettentissimo autore di Bari che è al suo terzo romanzo, pubblica per Einaudi, ma Nicola Lagioia ha cominciato la sua carriera da scrittore per la Minimum Fax con il romanzo Tre sistemi per sbarazzarsi di Tolstoi. Allora io passo subito la parola ad Amedeo Bruno Coleri, che ha organizzato, è il principale organizzatore di questa serata, e lascio a lui, demando a lui il compito di presentare l'autore Nicola Lagioia e di parlare anche di come è cominciato, di come ha esordito Nicola Lagioia nel mondo dell'editoria e della scrittura. Prego Amedeo. Buonasera a tutti. Io ho conosciuto Nicola quando lavoravo da Minimum Fax. Nicola lavorava per un'altra casa editrice, lo possiamo dire, la terza di Bari. L'ho invitato a venire a lavorare in Minimum Fax da noi perché conoscevo e condividevo con lui già alcune letture, alcune passioni come la musica, che ci scambiavamo semplicemente perché amici. Nicola è venuto a lavorare in Minimum Fax e poco dopo mi ha fatto leggere il dattiloscritto di Tre sistemi per sbarazzarsi di Tolstoi, quello che poi è diventato il suo romanzo d'esordio in Minimum Fax, di cui ho curato l'ufficio stampa e la comunicazione. Che Nicola avesse talento letterario da vendere si vedeva immediatamente leggendo il libro, che tra l'altro fu recensito, mi ricordo, molto bene da critici letterari come Ermanno Paccagnini per il Sole 24 Ore, Sergio Pent per La Stampa, ma più che altro mi colpì una recensione che scrisse Goffredo Fofi sul Messaggero, e soprattutto mi colpirono le bellissime parole che Goffredo Fofi dedicò a Nicola, definendolo uno dei migliori talenti della nuova narrativa italiana, con un futuro da, diciamo, da grande scrittore. Io oggi presento il Riportando tutto a casa, il nuovo romanzo di Nicola pubblicato da Einaudi, con una grande punta di orgoglio perché con un grande piacere, perché considero il suo ultimo libro il libro della maturità. Fra questi due romanzi ce n'è un terzo, che sarebbe Occidente per principianti, uscito sempre per Einaudi, che ha segnato il passaggio da una piccola casa editrice ad una grande casa editrice, soprattutto ad una collana dove la selezione di chi pubblica i libri non è così molto leggera come succede invece in altri grandi case editrici. Da Einaudi c'è una selezione che è fondata quasi esclusivamente solo sulla qualità letteraria dei libri che sono pubblicati. È il motivo di orgoglio in più perché Nicola, con questo ultimo libro, Riportando tutto a casa, secondo me ha raggiunto quella fase di maturità di scrittura molto tagliente, molto nervosa, molto iperrealista, che fa di Nicola uno degli scrittori con un futuro sicuramente di alto livello per quanto riguarda il panorama della letteratura italiana. Sono felicissimo di averlo portato qui perché nella mia città, dove appunto c'è, ahimè, carenza di presenze di scrittori di un certo livello, io passerei il microfono a Nicola appunto perché vorrei che lui stesso raccontasse come è nato il romanzo, grazie anche un po' alle nostre sollecitazioni. Lo aggiorno il microfono e quindi può cominciare a parlare Nicola. Sì, lo dice, potrei proprio partire dal titolo, Riportando tutto a casa, che tra l'altro è una citazione dylaniana, perché c'è un album di Bob Dylan che si chiamava appunto Bringing It All Back Home, un album degli anni 60, ma comunque per me riportare tutto a casa, che poi sono un po' le coordinate del romanzo, significa appropriarsi o riappropriarsi di quelle che sono le coordinate un po' geografiche e cronologiche di quella che è stata la mia adolescenza, pur non essendo un romanzo autobiografico, e il che significa luogo geografico, Bari, luogo, o meglio, tempo, anni 80, è un romanzo che si svolge durante gli anni 80 a Bari, ed è la storia di tre ragazzini che attraversano la loro
personale linea d'ombra, cioè diventano adulti. Diventando adulti, come capita a tutti quanti noi, scoprono che il mondo che li circonda non è proprio quello che gli avevano raccontato, scoprono che i loro genitori non sono proprio quelli che pensavano che fossero e scoprono anche che loro stessi non erano come si erano immaginati. Ma insomma, perché Bari? Perché gli anni Ottanta? Allora, Bari era una città, almeno io me la ricordo così, poi è ovvio che si tratta di una città personale, quindi in qualche modo reinventata. Era un luogo, faceva quello che secondo me deve fare ogni città fin dai tempi davvero di Dickens o di Baudelaire con i propri figli, cioè essere un luogo che ti consente di fare esperienza. Era una sorta di città matriosca, cioè una città che ne conteneva molte altre, perché era negli anni Ottanta, Bari era definita la Milano del Sud. Era una città, cioè aveva un centro storico che era molto fighetto, opulento, si guardava un po' appunto alla Milano craxiana, la Milano da bere, loro avevano Craxi, noi avevamo i Kennedy del tavoliere, venivano chiamati, che erano i fratelli Matarrese, che come dire, ahimè, ancora oggi sono ben presenti in città. Però bastava allontanarsi un pochettino col motorino e c'era già un'altra città, che era la Bari cosiddetta alternativa. Bari era piena, era una città molto musicale, era piena di gruppi musicali che suonavano, all'epoca andava, che era forse anche l'epoca, il canto del cigno delle controculture in qualche modo, andava molto la musica post-punk, la musica new wave, c'erano un sacco di musicisti, ma bastava che tu ti allontanavi ancora, sempre col motorino, altri 5 minuti in motorino, e c'erano le grandi periferie, che erano il CEP, che noi avevamo ribattezzato Centro Elementi Pericolosi, in realtà era Centro Edilizio Popolare, e gli Apigia, che era una sorta di periferia estrema, una specie di Scampiante Litteram, per capirci. Cioè era un grande supermercato di vendita di eroina a cielo aperto. All'epoca la droga, cioè era anche l'epoca, gli anni 80, fine anni 70, inizio anni 80, delle droghe pesanti. Mi ricordo un film dell'epoca che era Christiana F. nei Ragazzi della Zoo di Berlino, fotografava abbastanza bene la situazione. C'erano tra l'altro queste periferie berlinesi che erano molto simili alle periferie baresi, ma anche alle periferie palermitane, ma anche alle periferie romane, se pensi a Corviale, pensi allo Zen, è lo stesso architetto pazzo che ha compiuto appunto scempi simili e quindi il fatto che questa fosse una città che ti consentiva di fare esperienza era un luogo abbastanza interessante per dei ragazzini poi di piccola media borghesia, padri arricchiti, che appunto attraversando questa città fanno esperienze anche dell'altro, poi si perderanno a un certo punto, come dire, nel ventre della città. E poi gli anni Ottanta ci sono, gli anni Ottanta che sono forse, per dirla con Pasolini, negli anni Ottanta si è consumata l'ultima, ennesima, rovinosa mutazione antropologica degli italiani, no? Negli anni Ottanta è iniziato, almeno per come lo vedo io, quella specie di esproprio dell'immaginario collettivo che è stato l'avvento delle televisioni commerciali. Mi ricordo Drive-In fu proprio una trasmissione spartiacque da questo punto di vista, e fu anche il periodo della mia generazione in cui secondo me si iniziava a capire che tutta una serie di anche conquiste del secondo Novecento iniziavano a ribaltarsi. Cioè, per dire, i miei genitori avevano avuto la rivoluzione sessuale, la nostra adolescenza ha convissuto con il fantasma dell'AIDS che iniziava a manifestarsi proprio in quell'anno. Cioè, per carità, sacrosanta la pubblicità Progresso contro l'AIDS del Ministero della Salute era all'epoca, però per noi ragazzini questo significava, come dire, a livello inconscio, subliminale, l'associazione proprio sesso uguale eventuale morte. E i nostri genitori avevano avuto l'ottimismo tecnologico. Gli anni 60 erano il periodo in cui le case degli italiani cominciavano a riempirsi di elettrodomestici, e quindi che un ottimismo che per noi si è rovesciato, perché abbiamo vissuto il primo incubo ecologico che è stato Chernobyl in qualche modo, e quindi appunto il fatto che gli anni Ottanta siano appunto quest'epoca di ribaltamento, quest'epoca anche da una parte era l'epoca dell'edonismo reganiano, dell'ottimismo generalizzato, però dall'altra c'era anche un grande un grande disagio, lo testimoniava il fatto che per esempio Bari era piena di tossici, che erano un po' lo scandalo vivente. Adesso anche le droghe sono un po' cambiate, no? All'epoca le droghe pesanti erano un elemento di scandalo, erano un elemento di esclusione, e poi invece sono diventate, come dire, un elemento quasi di integrazione, se pensiamo che la droga pesante tu cura oggi è la cocaina. E poi in tutto questo, per ventura o sventura, il libro è uscito in un periodo in cui proprio mentre il libro andava in stampa, Bari improvvisamente si è ritrovata al centro
delle cronache non soltanto nazionali, perché c'è stata Escortopoli, lo possiamo chiamare così, dove appunto addirittura si è scardinato il concetto di figura retorica, perché se l'orgia di potere era una metafora fino a qualche mese fa, adesso proprio, come dire, è un elemento didascalico. E quindi questi sono un po' gli ingredienti che ho cercato di mettere insieme, insomma, un po' in questo. Poi ovviamente questo, stiamo parlando un po' per massimi sistemi, ma di fatto si tratta di, ripeto, la vicenda di questi tre ragazzini che crescono in questo periodo qui e in questo contesto qui.